ci hanno insegnato a risparmiare, lavorare, risparmiare, lavorare, risparmiare. Niente di più sbagliato. La cosa migliore è investire e fra poco vi spiegherò come farlo. Ciao, sono Luca Bucci e su questo canale pubblico tutte le settimane informazioni a proposito di investimenti, investimenti che generano delle rendite passive. Quindi sfruttando i mercati azionari, il peer-to-peer lending, gli immobili a reddito, insomma tutte le possibilità che ci sono per generare delle entrate il più automatiche possibili. Quindi se vuoi imparare a generare delle entrate tramite i tuoi capitali, prendi in considerazione di iscriverti a questo canale. La prima cosa necessaria da capire è che bisogna investire il prima possibile. Ci sono vari motivi per cui dico questa cosa. Il primo motivo è l'interesse composto. Sappiamo bene che l'interesse composto è il fatto che noi investiamo dei soldi e lasciandoli lì, gli interessi che generano quei soldi poi vanno reinvestiti, quindi pian piano il nostro capitale investito aumenta automaticamente. Ma al di là di questo, se facciamo due conti velocemente, possiamo vedere che se noi prendiamo il nostro stipendio, risparmiamo il 20% di questo stipendio e questo 20% lo investiamo a un ritorno del 9%. E se credi che il 9% di ritorno sia impossibile, devi imparare ancora molto dagli investimenti perché è qualcosa di realistico. Certo, non lo può fare il primo che passa, dire toh, metto i soldi al 9%, ma è una realtà. Imparando ad investire si può imparare benissimo a fare almeno il 9%. Comunque, tolta questa parentesi, tornando all'esempio di prima, se noi prendiamo il 20% del nostro stipendio e lo investiamo al 9%, quello che succede è che dopo 20 anni, e tu dici ok, tanto 20 anni, dopo 20 anni avremo un'entrata passiva pari al nostro stipendio. Appunto, come dicevo prima, tanto 20 anni. Non lo so, perché se noi ci guardiamo attorno, questa cosa si potrebbe tradurre in fra 20 anni vado in pensione. Nel senso, fra 20 anni ho una rendita passiva che mi genererà la stessa quantità di entrata che mi genererebbe andare a lavorare. Quante persone conosciamo che sono andate in pensione dopo 20 anni? Io personalmente molto poche. L'altro motivo per cui è importantissimo iniziare ad investire subito è perché investire è un'attività come tutte le altre. E richiede pratica, bisogna imparare ad investire. Non è semplice investire i capitali e dobbiamo imparare a farlo. Quindi, prima iniziamo e prima impariamo. Un'altra cosa, più sei giovane e più sei disposto a sopportare un rischio, perché con l'avanzare dell'età, per forza di cose, dovrai mantenere un comportamento più conservativo. Quindi, anche qui, prima iniziamo, a prescindere dall'età che hai, tu che stai guardando il video, iniziare ad investire ora è meglio che iniziare a investire fra 10 anni. A prescindere, anche se tu avessi 50 anni, 60 anni, meglio investire a 60 anni che a 70. Altro motivo perché presumibilmente il capitale che hai ora è più basso rispetto a quello che avrai fra 10 anni, fra 20 anni, fra 30 anni e aspettare di avere un capitale enorme per iniziare ad investire è un errore perché come tutte le cose che si iniziano da fare si sbaglia, quindi iniziare a fare qualcosa con un capitale gigante farai degli errori con un capitale enorme, quindi gli errori che farai saranno molto più pesanti da sostenere. Quindi meglio iniziare subito. Chiarito questo concetto, posso spiegarti quali sono i tre step per iniziare ad investire. Lo step numero uno, prima di tutto, è pagare prima te stesso. Cosa significa? Significa risparmiare dei soldi. Significa se a te entra tanto così al mese, non puoi spendere tanto così, altrimenti non avrai nulla. Non puoi neanche spendere tanto così, quindi uguale. Ma dovrei spendere tanto così, dovrei spendere qualcosina meno in modo che la differenza sia almeno, io consiglio di iniziare ad investire almeno il 10% dello stipendio che percepiamo. Se non riesci a risparmiare il 10% del tuo stipendio, hai un problema, devi capire come fare. O le opzioni sono due, o aumenti le entrate o abbassi le uscite. La cosa più semplice nel breve termine è abbassare le uscite. Come? Ho fatto un video a riguardo che posso lasciarvi qui in alto a destra se volete vederlo su come risparmiare. Comunque, il metodo è semplicemente di monitorare le spese. Una volta che abbiamo monitorato, siamo in grado di capire dove è possibile togliere, dove è possibile andare a ridurre le spese, in quali categorie e cercare di creare questa differenza tra le entrate e le uscite per avere questo minimo del 10% da poter dedicare agli investimenti. Il secondo step per iniziare ad investire è crearti un fondo di emergenza. Questo fondo ti servirà per non toccare i tuoi investimenti, quindi sarà un fondo appunto di emergenza che è dedicato agli imprevisti. Gli imprevisti non sono devo andare in vacanza ad agosto, non sono devo comprarmi vestiti di Gucci, ma sono imprevisti, quindi mi si rompe la macchina, mi si rompe la caldaia, perdo il lavoro, questo genera gli imprevisti. Quindi quello che dovrai fare è di costruirti questo
fondo di emergenza, quanto grande lo costruiamo? Lo costruiamo dai 3 ai 6 mesi di spese mensili che hai. Quindi se tu spendi 2.000 euro al mese, devi mettere da parte in questo fondo di emergenza dai 6 ai 12.000 euro. Questo range lo definiamo in base a quanto è stabile la tua situazione, quindi a quanto sono stabili le tue entrate. Esempio, se sei assunto con un contratto indeterminato in un'azienda solida, sono anni che lavori, eccetera, eccetera. Puoi permetterti di avere, e magari sei anche sposato oppure convivi, quindi vivi in casa con qualcuno che ha un altro stipendio, puoi permetterti di dire: ok, mi faccio un fondo di emergenza di soli 3 mesi. Quindi se spendo 2.000 euro al mese mi metto via solo 6 mesi, scusate, 3 mesi di fondo di emergenza. In questo modo, nel caso dovesse esserci qualche imprevisto, comunque ho un cuscinetto. Nel caso invece fossi un freelancer, un libero professionista, abiti in una casa da solo, città da solo, hai un sacco di, insomma, sei molto meno stabile. In questo caso consiglio di fare almeno 6 mesi di fondo di emergenza. Questo fondo è necessario per non toccare assolutamente i soldi che è dedicato agli investimenti, perché gli investimenti sono pensati per essere a lungo termine, quindi se andiamo ad intaccare il nostro capitale investito prima del termine che ci avevamo preposti, è capace che lo andremo a ridurre. Quindi molto importante, se decidiamo di investire un capitale, lo decidiamo di investire a lungo termine, questo significa che non lo tocchiamo, perché noi abbiamo il nostro fondo di emergenza nel caso di imprevisti. Il terzo step è dove investire materialmente. Dove investiamo materialmente? L'investimento numero uno, quello che ha un ritorno maggiore di tutti, è investire in se stessi. Investire nelle nostre capacità, investire in noi stessi, spendere soldi per corsi, per libri, per formazione, per migliorarsi, per imparare. Questo è l'investimento che avrà un ritorno maggiore, non è misurabile, non c'è un ROI del 10, del 15, del 20%, avrà un ROI del 12.000%, perché questo investimento ti permette di migliorare come persona per sempre. Quello che impari ti potranno togliere tutti i capitali, ma quello che impari ce l'hai dentro, quindi potrai sempre sfruttarlo e trarne vantaggio. Ti faccio un esempio: io quest'anno ho speso 30.000 euro, nonostante il mio portafoglio non sia di 12 milioni, ho speso 30.000 euro per farmi affiancare da una sorta di mentore, una persona che sa già fare molto bene quello che voglio fare io, e affiancandomi a lui, pagandogli dei soldi, per un anno lui mi trasferisce le sue nozioni, tutto quello che sa, la sua esperienza, non tutto, o perlomeno io cerco di trarne il massimo possibile dal suo affiancamento. Se io avessi preso questi 30.000 euro e li avessi investiti, facciamo finta, al 9%, come abbiamo detto prima, avrei guadagnato 225 euro al mese, che detti così potrebbero essere, beh, 225 euro al mese, però quanto guadagnerò in più nella mia vita grazie all'affiancamento di questa persona, grazie alle sue conoscenze, grazie al trasferimento dei suoi errori, quindi al non commettere gli stessi. Nel caso specifico, questa persona è un imprenditore immobiliare. Quello che faccio io sono operazioni immobiliari, quindi cercate di immaginare quanti soldi si possono perdere con questa attività. Quanti sono 30.000 euro per imparare da uno che è molto più bravo di me? A mio parere, niente, perché se avessi sbagliato due o tre operazioni, 30.000 euro li perdi molto facilmente. Quindi il valore aggiunto dell'investire in formazione, a mio parere, ha un ROI enorme, molto più alto di tutti gli altri investimenti possibili. Il secondo modo più redditizio per investire i nostri soldi è creare un nostro business. Possiamo pensare di creare un business online, oppure un'attività commerciale, oppure comunque il concetto è di risolvere il problema a una persona, o meglio, a tantissime persone. Più persone sono e più è grosso il problema e più soldi noi guadagneremo da questo business. Quindi cercare di portare il valore sul mercato, il nostro valore sul mercato, investire i nostri soldi per imparare a fare questo e per crearci la struttura adeguata per riuscire a farlo. Questo è il modo migliore per investire i nostri soldi, il secondo modo migliore, perché i soldi che utilizzeremo per il nostro business saranno sotto il nostro controllo e, cosa non meno importante, ci permetterà di imparare un'infinità di cose. Aprire un business, iniziare un'attività, non è detto assolutamente che questa attività riesca, ma soltanto il fatto di farlo, di ambire a riuscire ad avere successo con questa attività imprenditoriale, ti obbligherà, ti sottoporrà a una serie di insegnamenti che ti porterai anche qui dietro per tutta la vita. Queste due tipologie di investimenti sono investimenti attivi, sono da rendite attive, quindi qualcosa dove noi dobbiamo impegnarci, dove noi dobbiamo dedicare le nostre energie, il nostro tempo per far fruttare questi investimenti. Esistono però anche investimenti passivi, quindi investimenti dove
noi facciamo una fatica iniziale per imparare ad utilizzare questi strumenti, dopodiché, una volta che avremo investito i nostri capitali, questi capitali lavoreranno al posto nostro, possiamo dire così, quindi genereranno delle entrate senza che noi effettivamente dedicheremo, senza slegando un po' il tempo dedicato all'investimento rispetto all'entrata derivante da questo investimento. Ci sono tantissimi strumenti utili per fare questo genere di investimenti. Ora vi spiego quali sono i miei tre strumenti preferiti. A mio parere non è possibile pensare di parlare di investimenti senza menzionare lo stock market. È fondamentale crearsi una cultura su il funzionamento del mercato azionario, almeno una cultura di base per capire i meccanismi, almeno sapere cos'è un ETF, sapere cos'è un index fund, sapere come funzionano le dividend stock, quindi quelle aziende che staccano dividendi. Insomma, è fondamentale inserirsi in questo mondo e capire i suoi meccanismi perché anche questo mondo offre delle potenzialità incredibili. Parlo del mercato azionario come investimento a lungo termine, non come trading, perché il trading non è un investimento, è un'attività speculativa, che sono due cose diverse, quindi è una vera e propria attività lavorativa. Per fare trading bisogna stare tot ore al giorno con un grosso capitale per guadagnare dei soldi. Mettere i soldi in queste determinate aziende o in questo mercato o in questo settore e aspettare 10, 20 anni, 15 anni per vendere questa posizione, questo non è trading ovviamente, il trading solitamente se ne parla quando abbiamo delle compravendite nell'arco della giornata. Quindi non sto parlando di trading, ma sto parlando di investimenti a lungo termine. La seconda tipologia di investimenti che preferisco sono gli immobili a reddito. Studio da parecchio il settore immobiliare e sicuramente ha delle barriere un po' più alte di ingresso rispetto al mercato azionario, perché infatti non è possibile investire ad esempio 5-10 mila euro in immobili, però ha delle potenzialità incredibili. Infatti in questo investimento si guadagna sia dalla capacità dell'immobile di produrre reddito, quindi nel momento in cui l'acquistiamo, la capacità di questo bene di produrre reddito, che sulla rivalutazione del bene, che può essere data dal mercato, quindi nel momento in cui possiamo fare una speculazione, una stima del fatto che quella zona, quel determinato immobile, magari fra 10 anni, 15 anni, 20 anni, varrà il doppio, o fare una rivalutazione forzata, quindi migliorando l'immobile, andando a prendere un immobile di qualità medio-bassa e renderlo di qualità medio-alta, ad esempio. Questa differenza qualitativa aumenta il suo valore, quindi avremo una rivalutazione forzata. L'altro motivo per cui è molto interessante investire in immobili è che le banche sono molto favorevoli nel far sfruttare agli investitori la leva finanziaria, quindi la leva bancaria. Per esempio, se andiamo in Unicredit e chiediamo, andiamo lì con 10.000 euro, gli diciamo io ho 10.000 euro, dammi un mutuo di 50, anche solo 50.000 euro, quindi loan to value 80% per comprare azioni Unicredit. Ti diranno no. Se hai un'entrata sostenibile e vai a chiedere un mutuo per 50.000 euro per comprare un immobile, ti dicono di sì, senza problemi. Quindi anche questo è molto facile sfruttare la leva bancaria per gli investimenti immobiliari. Ed oltre ad investire fisicamente in immobili, quindi acquistando proprietà e gestendole, eccetera, eccetera, quello che sto facendo in questo momento, intanto che studio nel dettaglio come fare e inizio a farlo, quello che sto facendo è investire in real estate investment trust, quindi in REITs, oppure in piattaforme di crowd lending immobiliare, che sono in realtà sarebbero state il punto successivo. Quindi passiamo al terzo punto, che è il peer-to-peer lending. Quindi il terzo metodo che sto utilizzando per investire i miei soldi è il peer-to-peer lending. Questo mercato è un mercato relativamente, anzi è abbastanza nuovo, sicuramente molto più nuovo rispetto al mercato azionario e gli immobili che esistono da secoli. Il peer-to-peer lending si divide in due tipologie sostanzialmente. Il peer-to-peer lending puro, che è il concetto di piattaforma, quindi tutto online, piattaforma che permette la comunicazione tra privati, privati che hanno bisogno di un prestito e privati che hanno soldi destinati, che vogliono destinare all'investimento in prestiti. Quindi mettendo in comunicazione la piattaforma fa da tramite e si possono prestare soldi a privati in cambio di interessi. Questo è il peer-to-peer lending puro. Esistono piattaforme molto grandi che raccolgono miliardi all'anno e questo mercato è in continua crescita. L'altra tipologia invece di peer-to-peer lending è il crowd lending.
I crowdlending invece praticamente sono sempre piattaforme online che mettono in contatto investitori di capitali, quindi persone che hanno soldi destinati ad investimento, e aziende invece che hanno progetti da proporre agli investitori, o meglio, le aziende propongono i progetti alle piattaforme che fanno un processo di selezione. Su 100 aziende che propongono progetti alle piattaforme, ne vengono selezionate, non so, 10-20. Quei 10-20 progetti vengono proposti poi agli investitori. Questo genere di investimenti permette dei ritorni molto interessanti. Dipende dal rischio, ovviamente. Possiamo passare da un 4% a un 10% a un 15%. Si può arrivare addirittura a un 30% di ritorno su questo genere di investimenti. Ovviamente il rischio è correlato, perché saranno investimenti in aziende che operano in settori molto rischiosi oppure che sono in fase di startup, quindi sono aziende appena nate. E non hanno un track record da dimostrare, quindi sono obbligate a raccogliere fondi con degli interessi così alti. Sono proprio loro che pagano i nostri interessi, quindi se loro potessero raccogliere soldi al 3% lo farebbero ben che volentieri. Probabilmente non riescono perché hanno un livello di rischio talmente elevato da dover proporre un 30%. Però comunque è un mercato molto interessante. Ho fatto un video dedicato. Anzi, sul mio canale parlo molto di peer-to-peer lending e ho fatto un video specifico dove ti spiego nel dettaglio il meccanismo di questo mercato. Se vuoi vederlo, ti lascio il link qui in alto a destra oppure te lo lascio anche giù in descrizione. Comunque, a mio avviso, la cosa più importante è che questo genere di investimenti va fatto con una mentalità a lungo termine. Quindi è molto importante cercare di limitare l'emotività a proposito di questi investimenti. Non bisogna spaventarsi quando la borsa va giù, eccitarsi quando la borsa va su. Certo, si può monitorare, però ha poco senso perché appunto, se facciamo degli investimenti a termini 10, 20, 30 anni, a noi che nel mezzo ci siano fasi dove il mercato scende, il mercato sale, il mercato scende, il mercato sale, a noi non interessa. Quindi è inutile star lì a farsi il fegato marcio per questo genere di cose. Bisogna ricordarsi che il proposito con il quale abbiamo fatto questi investimenti è stato nel lungo termine, certo di godere di cash flow, quindi di godere dei rendimenti che generano questi generi di investimenti, ma non preoccuparci della variazione del capitale che avviene nel durante. Un'altra cosa importantissima è di non raccontarci che per iniziare ad investire sono necessari dei capitali enormi. Questa è una scusa, non dobbiamo cadere in questo tranello che il nostro cervello ci sottopone. Si può iniziare ad investire con qualunque capitale. Certo, con 500 euro, con 1000 euro, a mio parere non ha senso investire in investimenti passivi. Con 500-1000 euro la cosa migliore da fare è prendere quei 500-1000 euro e investirli in formazione, in libri, in corsi, imparare, migliorarsi. Quindi imparare come fare a generare altri 1000 euro e altri 1000 euro ancora, eccetera, eccetera. Prendere quei 1000 euro e investirli in azioni. Se sono gli unici soldi che si hanno, secondo me non ha senso. Non è necessario neanche averne 500.000 di euro per investire. E tra 1.000 euro e 500.000 euro ci sono tanti soldi di mezzo. Quindi se si ha un piccolo gruzzoletto, a mio parere, dai 10-20.000 euro si potrebbe iniziare a pensare di investire. Ma appunto, non dimentichiamoci che prima iniziamo e prima impariamo a farlo bene. Quindi iniziamo subito. Ti ricordo che in descrizione, se vuoi saperne di più del peer-to-peer lending, ti lascio un link al video dove ti spiego nel dettaglio come funziona. Se ti è piaciuto questo video, se l'hai trovato utile, metti un like per farmelo sapere. E ricordati, se ti interessano questo genere di argomenti, iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!